Giornata importante, il Consiglio Metropolitano di Napoli a maggioranza approva il bilancio, la delibera, le delibere che avevo approvato agli inizi di agosto di quest'anno. Si tratta di un documento importante perché dà risorse per consolidare e implementare le società partecipate della città metropolitana, penso a Sappana, penso a CTP Armena, risorse per mettere in sicurezza ovviamente tutto il comparto del personale della città metropolitana, quello poi a cui particolarmente teniamo, risorse destinate all'edilizia scolastica, alle infrastrutture, al dissesto idrogeologico, all'ambiente e anche risorse destinate alla cultura, intesa come sviluppo economico. Quindi in un momento in cui il governo nazionale cerca di strangolarci finanziariamente, il governo regionale non riconosce l'esistenza della città metropolitana, qui si scrive una bella pagina e dopo le elezioni del 9 ottobre ci auguriamo che col contributo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio metropolitano si possa sempre di più rafforzare il ruolo della città metropolitana, il ruolo dei 92 comuni e quindi di tutti i territori e la popolazione che rappresentiamo, perché sono 3 milioni e mezzo di abitanti, il 56% della popolazione della regione Campania.